Hola, feliz año a todos y bienvenidos a nuestro primer vídeo de 2020. Estoy encantada de empezar el año nuevo con vosotros. Por si es la primera vez que me escucháis, en este canal se habla de libros, literatura, edición, profesiones relacionadas con el libro, traducción, eventos culturales y todos los vídeos están publicados en mis tres lenguas de trabajo, italiano, francés y español. De hecho, ya tenemos la primera novedad del año. A partir de ahora podéis seguirme también en Instagram y de echar un vistazo. Entonces, como es sabido, este es el momento para todos de hacer la típica lista de buenas intenciones para el año nuevo. Me imagino que habéis decidido empezar un régimen, apuntaros al gimnasio, muy buena idea, pero espero que en los propósitos de año nuevo pongáis también el de leer más y sobre todo el de seguir todos mis vídeos, darles más me gusta y suscribiros a mi canal desde ya. Como os adelanté en el último vídeo, empezamos el año del canal a lo grande. El pasado 30 de noviembre tuve el placer y el privilegio de presentar en un acto a Marco Missiroli, un autor muy destacado de la literatura italiana contemporánea. Marco Missiroli en Italia ha publicado ya 6 novelas, obteniendo un éxito enorme y ganando premios literarios prestigiosos. En la presentación de finales de noviembre hablamos sobre todo de su última novela, de su técnica de escritura y de la evolución respecto a la novela anterior, que de hecho es una maravilla y se llama Actos of Cenos en lugar privado, publicada en España por Salamandra. Es la educación sentimental del protagonista a través de la literatura y del descubrimiento de las mujeres. En cambio, su última novela, según lo que me comentó el autor, va a salir en traducción española el próximo mes de marzo, publicada por Duomo Ediciones. Así que estoy particularmente orgullosa de daros esta noticia con antelación para hablaros del libro desde ya y para que estéis preparados para leerlo en cuanto salga. El libro se llamará Fidelidad. En Italia ha sido un éxito enorme y Netflix está preparando su adaptación. Es la historia de una pareja que vive en Milán y de los mecanismos que se activan a partir del momento en que alguien sorprende al marido en una actitud ambigua con una de sus estudiantes. Él se justifica diciendo que se trata de un malentendido porque la chica no se encontraba bien y él solo la estaba ayudando. Más adelante en el libro se descubrirá si efectivamente solo había sido un malentendido o algo más. Pero de cualquier manera, este episodio despierta tanto en el marido como en su mujer, toda una serie de pensamientos, reacciones, sensaciones, reflexiones. El tema de la fidelidad está lanzado, aunque como suele decir el autor hablando de su novela, se tendría que hablar más bien de fidelidades en plural, porque aquí se habla por supuesto de la fidelidad en la pareja, pero también de la fidelidad a uno mismo, intentando entender de hecho en qué medida estas dos fidelidades son compatibles. Pues he escogido unos fragmentos de la presentación para compartirlos con vosotros. Aquí van. Quindi io vorrei farti una prima domanda estremamente banale, spero che mi perdonerete, ma spesso poi l'essenziale sta nella banalità. Come mai hai scelto di indagare questo tema, il tema della fedeltà? Come mai l'hai fatto in questi termini, con questo approccio? E soprattutto a che conclusione sei arrivato rispetto all'idea che per essere davvero fedeli a se stessi si possa talvolta dover venir meno all'impegno di fedeltà preso con l'altro? Buonasera a tutti, sono molto felice di essere qua. Fedeltà nasce perché mia moglie si è ammalata di pubalgia. Pubalgia è una malattia che è difficilissima da contrastare, intacca lo psoas, che è un muscolo che attraversa dal pulpe fino alla gamba, ce l'hanno i calciatori, ma non va via mai, è una cosa tremenda. La devi trovare il fisioterapista molto bravo, lei trovò questo centro, e andò per la prima volta e mi disse, tornando, che aveva comprato un pacchetto di 5 lezioni. E siccome io avevo letto che la fisioterapia alla pubalgia dà depressione, cali di umori, anche cose cicotinie antidepressive molto potenti, io invece lei il martedì sera la vedevo sempre molto felice. E al primo, secondo martedì, terzo martedì, sono andato a vedermi com'era fisioterapista su internet, l'uomo più bello che ho visto in vita mia, giuro. E, no, l'uomo più bello che ho visto in vita mia dal vivo è Vincent Cassel. Beh, il secondo uomo più bello che ho visto in vita mia. Allora ho aspettato altre due lezioni, mi ricordo, il quarto martedì e il quinto martedì, lei è venuta da me, finalmente ero molto felice, perché lei finiva, lei era sempre più contenta, aveva comprato anche un costume nuovo. Lei mi ha detto, guarda Marco, la pubalgia non è ancora passata del tutto, ho ricomprato altre 5 lezioni. Allora a quel punto gli ho detto, senti Maddalena, vuota il sacco un attimo. E quello che lei ha iniziato a vuotare è la prima 15 pagine di Fedeltà, in cui Margherita, che è la parte della coppia, la moglie, racconta quello che gli è successo andando in fisioterapia. Dall'altra parte c'è Carlo.
È caro il filo dei nostri tempi, i nostri tempi sono tempi difficili. Dal 2008 qualcosa è successo nella nostra epoca. C'è stata la crisi ha portato una disgregazione economica e successivamente una disgregazione sentimentale. Nessuno parla mai della disgregazione sentimentale. Si è tutti single, poi non si è più single, poi si sposa, poi ci si divorzia. Qualcosa cambia, compriamo casa e le lasciamo il giorno dopo. E allora ho cercato di inserire quelli che sono 852 casi clinici che ho consultato prima di scrivere Fedeltà. Fedeltà è basato tutto su storie vere, non c'è niente di inventato. Ecco perché è un romanzo sulla quotidianità e non è un romanzo sulle scene madri, quindi io non invento qualcosa di roboante come facevo in altre scene in luogo privato. Questo paga un prezzo, che è la glassa che non metti sul pasticcino. Perché se tu devi raccontare la fedeltà, il dolore della fedeltà, il dolore dell'infedeltà, significa che devi rinunciare a quelli che sono i colpi di scena. Perché nella vita di tutti i giorni è difficile che noi viviamo di colpi di scena, ma viviamo invece di piccoli snodi quotidiani, dolorosi, di attriti molto difficili che ci portano poi a svolte interiore che nessuno vede. Marco, vorrei tornare un po' sul discorso dello stile di scrittura, effettivamente. Abbiamo accennato al fatto che lo stile con cui tu hai scritto Fedeltà è molto diverso, in un certo senso opposto allo stile del tuo libro precedente, Atti Osceni, che era un libro, lascio che poi sia tu a descriverlo, però insomma con uno stile che io trovo molto poetico, ma molto scattante e molto immediato. Io stessa, devo dire, l'ho letto più volte e ci sono cose che mi sono arrivate a una seconda, a una terza lettura. Questo succede sempre, succede con tutti i libri. Ma in questo caso succede perché è come dire, fa proprio parte dello stile con cui è scritto, il fatto che le cose arrivino in questo modo. Non vi sto dicendo che è necessario leggerlo 3 volte per capirlo, se lo leggerete una volta lo apprezzerete alla prima lettura. Però ecco, vorrei che ci parlassi un po' in questo senso della differenza di stile che tu hai usato, come mai soprattutto sei passato da uno stile come quello di Atrocenia a questo, qual è stata l'evoluzione, qual è stato il tuo metodo di lavoro anche? Fedeltà è stato costruito, è stato pensato ed è stato istintivamente scritto con un livello di pacatezza, di modo che è quasi di chirurgia. Atti Osceni invece, in luogo privato, è un libro scritto con una fiamma. Ha una lingua molto meno curata, ma arriva molto di più nella pancia. Perché Atti Osceni è un libro sull'incanto, Fedeltà è un libro sul disincanto. E Atti Osceni aveva bisogno di un urlo perché è un ragazzino che si forma dai 12 ai 31 anni. E per farlo deve urlare l'esperienza che sta facendo. Quelli di fedeltà sanno già tutto. E quello che gli sta succedendo è la disgregazione di quello che hanno costruito. Per cui lo sussurrano. E per cui lo stile deve essere senza urla e senza questione. Ci ho messo a scriverlo così tanto tempo e l'ho lavorato con così tanta forza che volevo ottenere una palla di fuoco all'interno di una porcellana bianchissima e delicata. Atti Osceni invece è una palla di fuoco e basta. Siempre es súper interesante escuchar a los autores hablar de sus propios libros porque nos dan unas claves de interpretación importantes. Os recuerdo que Fidelidad de Marco Missiroli saldrá en español el próximo mes de marzo. No os vayáis sin darle un me gusta a este vídeo, sin suscribiros al canal, sin dejarme un comentario. Y para los que hablen un poco de italiano o que tengan curiosidad, os dejo en la caja de descripción el enlace para acceder a la versión completa de la presentación con el autor en italiano. Os deseo otra vez un feliz año nuevo, de muchas lecturas interesantes y de muchos vídeos de mi canal. Nosotros nos vemos en 2 semanas con la próxima publicación. Os espero aquí el día 16 de enero. Hasta muy pronto.